La storia di Lina Cavalieri si potrebbe raccontare come una favola, o ancor meglio un melodramma, a partire da quel motto, la donna più bella del mondo, che venne associato alla sua persona. Anche i suoi natali si confondono nei testi tra Onana e Roma, nel rione Trastevere in via del Mattonato 17, il 24 dicembre 1875. Secondo la stessa fonte sarebbe stata battezzata il 26 dicembre in Santa Maria in Trastevere, col nome di Natalina. La famiglia, non florida economicamente, si era trasferita a Roma. A 13 anni Lina comincia a lavorare, prima come sarta, poi vende violette e infine lavora in una tipografia, impaginando copie del giornale La Tribuna. Lina canta con passione e un vicino di casa, maestro di musica, ascoltando le sue canzoni, si propone ai genitori per darle lezioni di musica e ottiene per lei una scrittura in un teatrino di Piazza Navona. Questo incontro però sarà decisivo per la sua vita privata. Arrivano altri ingaggi per piccoli spettacoli, dal caffè Torre Belisario al caffè Concerto di Piazza Esedra al Grande Orfeo di Piazza Navona, fino alla scrittura al caffè Concerto Diocleziano in Piazza Termini e al Salone Margherita. Lina inizia la sua ascesa al successo divenendo una delle più note chanteuse di Roma e da lì approda a Napoli. L'occasione la tramuta in una diva. Il suo fascino, la sua bellezza e il suo canto seducente spingono la sua fama oltre i confini italiani. A Parigi per le Folies Bergère, a Londra per l'Empire, a Vienna per l'English Garden. Si racconta anche di un duello femminile che si svolge a Roma, tra lei ed una nota attrice di teatro, dove ella, a braccia nude e stivaletti, combatte con onore, dimostrando di saper usare la spada, tanto da ferire in modo non grave l'avversaria. Siamo in piena Belle Époque e Parigi ospita cantanti e ballerine, come in una gara di talento e bellezza. Lina scriverà nelle sue memorie dei sentimenti di timidezza e pudore che conserva nel suo animo, affermando come la sua bellezza e la crescente reputazione le siano state di aiuto in determinate circostanze, ma di ostacolo in altre. Ma a Lina questo successo non basta e studia duramente per concretizzare il suo sogno, che fu quello di diventare una cantante lirica. Il primo debutto è a Lisbona con I Pagliacci di Leoncavallo, che fu un fallimento. Ella riparte nuovamente da Napoli al San Carlo nella Bohème di Puccini per arrivare poi a Londra, Roma, Parigi fino a New York, dove diventa la stella del Teatro d'Opera Metropolitan, all'epoca il più importante al mondo per la qualità degli spettacoli e soprattutto per le paghe degli artisti. Lina giunge in America preceduta da una fama di astrale e fatalissima bellezza, in possesso di una voce di inusuale fascino, ed è accanto al celebre Caruso, con il quale è protagonista di un episodio memorabile, in una scena della Fedora di Giordano. Non è un semplice abbraccio, ma un lungo bacio appassionato che i cantanti si scambiano, nell'intensità dell'interpretazione, sotto lo sguardo attonito del pubblico. Da qui l'appellativo The Kissing Prima Donna. Puccini, Leoncavallo, Giordano e Massenet rimanevano perplessi nell'affidarle i loro personaggi, anche se in seguito dovevano riconoscere che l'impatto sul pubblico del suo carattere e della sua presenza era fortissimo, per quell'atmosfera di raffinata sensualità che Lina portava sul palcoscenico. La sua bellezza e le doti artistiche fecero di lei una diva a tutti gli effetti, una delle donne più sognate del suo tempo, avvolgendola in leggenda e mistero, che lei stessa contribuiva a far circolare per incrementare la propria fama. La bellezza di Lina è la cornice prevalente di una grande capacità di costruirsi come personaggio e come artista, di offrirsi nel canto e nella recitazione, senza risparmi, di mettersi alla prova in forme di espressioni diverse. La sua fama e alcuni matrimoni fiabeschi le aprono la frequentazione dell'elite internazionale. Il suo salotto è rinomato, principi e uomini potenti le rendono omaggio, leggende e realtà si intrecciano a lungo, su amanti veri o presunti che la corteggiano in tutto il mondo. D'Annunzio, che la definì massima testimonianza di Venere in Terra, nella dedica di una copia del romanzo Il Piacere, scrisse: a Lina Cavalieri, che ha saputo comporre con arte un'insolita armonia tra la bellezza del suo corpo e la passione del suo canto.
Anche le donne ne ammirano il talento, l'eleganza e gli straordinari abiti di scena che ama indossare durante le sontuose rappresentazioni. La sua vita più intima, invece, è tenuta sotto chiave. Ella ha avuto un figlio in giovanissima età, probabilmente sedotta proprio dal suo maestro di canto, al quale molti anni dopo liquiderà dei soldi, gli stessi che lui diede alla famiglia in segno di risarcimento. Anche il cinema entra per un breve periodo nella sua vita. Nell'estate del 1920, dopo l'addio alla lirica e alla carriera cinematografica, aprirà un istituto di bellezza a Parigi, per rimanere in contatto con le migliaia di ammiratrici che le scrivono dalle più remote parti della Terra. Fino a quando si ritira da tutte le attività senza clamore, decidendo di vivere il resto della vita con il suo impresario, con il quale passò gli ultimi anni tra la villa a Rieti e quella di Fiesole, affidando la gestione dei suoi beni al figlio Alessandro. Il 6 marzo 1944, durante un attacco aereo su Firenze, una bomba distrugge la sua villa, seppellendola sotto le macerie.